in onda? Siamo. Bene, allora siamo all'Università di Brescia per il secondo incontro della divisione industriale organizzato con l'Università Delfini. Abbiamo Davide Nardelli di Advanced Technology. Allora, due relatori di questa interessante mattinata, due parole sull'azienda e che cosa fate di bello sulla divisione industriale. Benissimo. Advanced Technologies si occupa fondamentalmente della distribuzione di tutta la tecnologia che permette di assemblare un sistema di visione. E quindi operiamo e cooperiamo con le aziende che fanno sistemi di visione artificiale, fornendo tutte le tecnologie e anche le competenze necessarie per assemblare in modo opportuno tutte queste tecnologie. Sono tecnologie complesse che quindi richiedono un approccio abbastanza strutturato, perché altrimenti si fa fatica a poterle utilizzare in modo ottimizzato. Siccome abbiamo parlato ai futuri ingegneri dell'Università di Brescia, consigli da dare ai futuri ingegneri su come seguire questa tecnologia? Sì, mi sa che mi odieranno, bisogna studiare tanto anche. Il consiglio di capire che bisogna iperspecializzarsi. Oggi una cultura generica non serve a nulla. Bisogna essere molto specializzati e la visione ha tanti elementi di professionalità, perché richiede competenze informatiche, richiede competenze di fisica ottica, richiede competenze matematiche. Suggerisco di specializzarsi soprattutto in informatica, quindi i linguaggi di programmazione devono essere conosciuti in modo approfondito, perché sono gli strumenti con cui andremo a lavorare tutti i giorni. Ricordo anche agli studenti che bisogna fare uno sforzo immediato. Quello che si costruisce nei primi due anni di lavoro o di carriera lavorativa è un'eredità che ci si porta avanti per i prossimi vent'anni. Iniziare male vuol dire non accelerare il processo di inserimento opportuno nel